De Filippo l'ha scritta durante la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale nel 1942 è iniziato, quella ha terminato nel 1946. Nel 1947, sto parlando del 1947, è stata messa in scena per la prima volta e comunque ha degli aspetti, come tutte le commedie di Edoardo, molto attuali, perché si parla di tazza, allora all'epoca già Edoardo parlava di patrimoniale, quindi pensate un attimo quanto era, come dire, lungimirante questo grande personaggio del teatro italiano. Allora, Danilo Garofalo, ecco, diciamo che per te invece non è la prima volta che sei a queste esperienze, e poi Edoardo De Filippo è, come dire, un autore che completa, ecco. Sì, non è la prima esperienza, diciamo che sono alla terza o quarta, non ricordo bene, esperienza con Rodolfo Calaminici, il nostro regista. Quest'anno, cioè questa volta abbiamo rinnovato un po' il gruppo, ci sono dei ragazzi nuovi veramente in gamba, i vecchi sempre, ancora sempre meglio, cioè i vecchi nel senso quelli che c'erano prima. Lui mi ha guardato la moglie e io capito, ha pensato guarda su molte fame, guarda. E chi c'è con non parte a me? C'è messo pure l'acqua da me? Io ho sorriso, ho pagato, sorriso. E me ne sono andato. Ma siccome a lui manca la mia perspicacia, mica capito. E io intendevo dire non che arrivare a casa per dire l'acqua che c'è vinto qui ancora. Bugie hanno le gambe lunghe e parliamo direttamente con gli interpreti di questa commedia. Ci troviamo nel borgo di Pagliarello, parliamo con questa ragazza, insomma, che interpreta che cosa? Buonasera, io sono Graziella e interpreto una ragazza che è più o meno sui 25 anni e niente, sono una che ha i soldi. Si può bere dal cappello. L'esperienza, sì, è stata una bella esperienza, anche perché è la prima volta. E se ci sarà occasione ne farò ancora, perché è davvero divertente. Ecco, ci sarà anche una seconda volta. La professione che le tue francobolli, di tutto. Con te si può parlare di tutto. Certo che il filatelico devi avere una vasta conoscenza degli aspetti mondiali. Poco per volta è costretto a documentarsi e la Repubblica oggi è in uno stato domani. Si arriva ad avere tutta l'infarinatura di tutte le fasi storiche del mondo. Olga, tu devi capire il mio stato d'animo. Olga. Sembra strano che come primo uscito lo metti l'allenamento che quando faccio in idea. Ma ci portano tutto allo primo appuntamento. Ma io non ho potuto parlare in me. Rodolfo Calaminici è l'ideatore di questa commedia, ecco, che si fa qui a Pagliarello. Rodolfo, è stato un gioco, è stato difficile cosa? No, difficile no, non è sicuramente un gioco, perché non è che abbiamo l'ambizione di essere i professionisti, però i ragazzi sono stati loro che hanno coinvolto me e io gli ho dato una mano, hanno scelto la commedia loro, una bellissima commedia di Edoardo De Filippo, Le bugie con le gambe lunghe, in tre atti. E l'hanno preparato in un mese e mezzo, tra l'altro, quindi una bella commedia. Ieri c'è stato il pienone, stasera anche, come vedrai, e quindi loro sono stati veramente bravi. Questo intreccio tra i ragazzi che hanno già recitato e i ragazzi nuovi è stato proprio qualcosa di veramente splendido, quindi io ringrazio loro, sono stati veramente bravissimi, ringrazio anche il ristorante Gambadoro che ci ha ospitato, sì, anche con le prove, e ringrazio tutto il pubblico che
con grande piacere viene sempre a vederci. Eppure questa sera sembra essere anche abbastanza numerosa. Molto numeroso, ieri è tornata via gente, insomma, perché non c'era posto nemmeno in piedi. Pagliarelli risponde. Risponde, tra l'altro i ragazzi, molti di loro oggi hanno lavorato pure al presepio vivente, quindi bisogna dire che i ragazzi autonomamente si stanno organizzando bene, questo è un grande segnale per il nostro paese. Grazie a tutti. Ma tu non ti stavo, 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 non